Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta del mercato della terra e della biodiversità in programma il 12 e 13 maggio a San Giorgio Canavese. Siamo qui questa sera con Valeria Siliquini, presidente dell'associazione di promozione sociale Expo Elete. E buonasera a tutti, noi siamo qui ormai come da molti anni grazie alla collaborazione col Comune di San Giorgio. L'associazione Expo Elete è nata proprio nel 2017, quindi è molto recente, di cui il sindaco di San Giorgio fa parte attivamente, diciamo collaborativamente. È un'associazione che ha collaborato con il Comune di San Giorgio sul progetto Donne che resistono, donne che reagiscono, quindi noi siamo lieti di essere qui questa sera e siamo lieti di poter annunciare che il prossimo giugno, dal 21 al 23, qui a Castello di San Giorgio si svolgerà la terza edizione del Forum Internazionale delle Donne Elette al Governo della Politica e dell'Economia, in cui parleremo principalmente di coraggio delle donne, quindi questo tema sicuramente è collegato a quello di cui tratteremo questa sera. Anche al mercato della terra e della biodiversità ci sarà comunque, diciamo, un'altra, se vogliamo dire, puntata tra virgolette del progetto Donne che reagiscono in favore delle donne terremotate dell'Abruzzo. Assolutamente, ci sarà una cena di beneficenza per la raccolta di fondi per aiutare queste donne e le loro colleghe che da troppo tempo combattono per la ricostruzione, con un coraggio che è sicuramente comune alla popolazione di quelle terre, che lo sta dimostrando, ma secondo me le donne in particolare stanno veramente investendo tanto per non dover lasciare la loro terra e poter ricostruire lì il futuro loro e dei loro figli. Le donne e l'agricoltura ai tempi nostri. È sicuramente cambiato il rapporto donne-agricoltura, le donne ormai sono imprenditrici agricole, particolarmente innovative, se posso dirlo, spesso anche molto più innovative perché più fantasiose dei colleghi uomini. E quindi l'agricoltura rappresenta sicuramente un terreno di sfida per le donne e di grandi potenzialità di sviluppo, quindi è un ambito economico come tutti gli altri importante per noi, perché l'associazione Expo Elete promuove le donne sia nell'ambito imprenditoriale che poi nella rappresentanza politica più in senso stretto, ponendosi proprio l'obiettivo di promuovere un'alleanza fra donne nell'economia e donne nella politica, perché non perché le donne si rafforzino, perché aumenti la possibilità delle donne di contribuire al rafforzamento dell'Italia, diciamo così. Ringraziamo Valeria Siliquini e continuate a seguirci nel nostro viaggio. Grazie.